Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Retrocraft, signori, episodio numero 10. Io sono Maullo e oggi continuiamo la nostra mini avventura di questa serie di Minecraft nella versione 1.10 con l'obiettivo di andare a sconfiggere il drago il più velocemente possibile. Signori, allora, aggiornamento. Intanto vi ringrazio per i like, per i commenti, per gente e per il supporto che avete lasciato nello scorso video. Io vi aggiorno. Allora, intanto davanti a me vedete una colta di canna da zucchero, sì, l'abbiamo seminata lì. Maialini qui sono raddoppiati perché abbiamo bisogno un attimino di tanta carne, anche se siamo andati a pescare e è andata bene. Sono andato in miniera, abbiamo recuperato un altro po' di ferro perché con tutte le morti che abbiamo avuto abbiamo avuto qualche problemozzo. Abbiamo trovato un libro pescando con ripristino molto molto interessante. Abbiamo ottenuto 14 enderpearl e quindi sono riuscito a recuperarle. Quindi, signori, oggi andiamo a cercare la fortezza, come cazzo la si chiama? Il castello del drago? Il portale del drago? Quello che cazzo la si chiama? Noi l'andremo a cercare, signori. Allora, intanto trasformiamo le blaze rod in polvere di blaze. Perfetto. Trasformiamo, non le trasformo tutte, se ne trasformiamo ne qualcuna. Giusto, intanto ne trasformerei la metà. Oh, va bene, 8, 8. E le altre ce le portiamo. Abbiamo due blocchi di oro grezzo che posso mettere a cucinare. Sì, perfetto. Questo qua ce lo portiamo, questo e questo ce lo portiamo. Va bene, signori. Allora, faccio un attimo di preparativi delle cose che ci servono per il viaggio e ci vediamo qui pronti e scattanti. Ok, signori, abbiamo preparato tutto. Ci stiamo portando gli occhi dell'Ender che ci servono, abbastanza carne e pesce, e un letto per dormire se la distanza è lunga, l'accendino e l'ossidiana per creare poi il portale per tornare dal Nether. Abbiamo del ferro, abbiamo del carbone e abbiamo dei bastoncini. Penso che, signori, dovremmo avere tutto quanto il necessario che ci serve per partire in questa spedizione. Non perdiamo altro tempo, signori, prepariamoci e lanciamo il primo occhio che va in quella direzione. Che cazzarola è successo al primo occhio che è andato in quella direzione? Non posso aver perso già il primo occhio, giusto? Porca di una pelletta ambriaca, dammi il mio occhio, zio. Non ci credo. Signore, primo lancio, primo occhio perso così. Ah no, ecco, perché no, mi stavo incalzando e incavolando tanto. Ok, in quella direzione, signori. Partiamo verso nuovi lidi e nuove avventure. Siamo pronti? Siamo carichi? Sì. Lo troveremo? È l'obiettivo del video di oggi. Se vedete che qui la nostra zona è molto carina, è abbastanza un attimo trasformata, è perché, signori, ho avuto una guerra per riuscire a recuperare questi occhi, che gli Enderman, impressionanti, quanti creeper sono esplosi praticamente, sono morti in questa battaglia, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa l'obiettivo. Allora, qua c'erano le zucche, non ne sapevamo niente. Le zucche già zuccose. No, 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 non perdiamo il nostro obiettivo, signori. Il nostro obiettivo è trovare la fortezza. Che non è la fortezza, ma è un'altra cosa. Però va bene, dettagli, dettagli. Chiameremo la fortezza. Un attimino, un piccolo intoppo. Ok, dai, dai, dai. Saliamo, 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 saliamo su questa montagna. Perché continueremo ad andare avanti. Vediamo cosa ci riserva il futuro, riserva il futuro. Oh, le galline, qui ci stanno anche le galline, interessante. Buono a sapersi, ma non è quello che a noi interessa, signore. Dobbiamo andare avanti e cercare. Non mi sono fatto una barca, ecco. E la crafting table ce l'ho, sì. Abbiamo una crafting table, abbiamo del legno, non ci siamo fatti una barca. E là già intravedo il mare, signori. Questa cosa non mi fa tanto piacere, però va bene, diciamo che affronteremo anche quello, affronteremo anche quello. Allora, io direi di aggiungere quel maialino di lì e provare a lanciare di nuovo l'occhio per capire se stiamo andando nella direzione giusta. Direi di arrivare qui, che c'è un bello spiazzo, e lanciare l'occhio. Sì, la direzione è giusta, signore. Dobbiamo andare in questa direzione, non ti rompere, perché ok. Secondo lancio effettuato. Un altro villaggio, signori, un altro villaggio. Quando si dice essere fortunati, bene sì, abbiamo beccato un altro villaggio. Andiamo, andiamo, andiamo. Tanti fiorellini carini e coccolosi. Il villaggio però lo ignoriamo palesemente, signori, perché noi abbiamo l'obiettivo di trovare la fortezza. Non perdiamoci in chiacchiere. Non perdiamoci in chiacchiere e in argomenti che non ci interessano. Il villaggio non è per ora un argomento che ci interessa. Buono a sapersi, buono a sapersi. Ci torneremo. Verremo a fare visita a questi villaggeri, ma non è questo il giorno.
Però li lasciamo liberi. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Qui c'è completamente il mare, mamma mia. Qui si apre il mare come se non ci fosse un domani. Allora, io direi lanciamo un occhio. Sì, sempre in quella direzione. Ora lui cade, giusto? Perfetto. Tra un po' dovresti tornare a galla. Noi, mentre lui tra un po' torna a galla, costruiamo una barchetta. Signori, e si va per mare. C'è poco da fare. Si va per mare. La direzione è sempre quella, mettiamo la barchetta a mare e si va per mare, però dovrebbe esserci un mio occhio qui, scusatemi. Dove sta il mio occhio? E niente, signori, abbiamo perso il primo occhio, sì, perché io stupidamente pensavo che tornassero a galla e invece forse il fatto che gli oggetti tornavano a galla l'hanno fatto delle ultime versioni di Minecraft. Quindi non sono riuscito a ritrovarlo. Quindi il primo occhio è andato perso, signori. Il primo occhio è andato perso. Dobbiamo stare attenti a non perderne troppi perché, dico, non ho voglia di dover pensare a uccidere altri Enderman. Quindi andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo per monti e per città. Andiamo per monti e per città. Speriamo che non sia troppo lontano sta cazzo di fortezza. Perché sta cavolo di fortezza? Perché non ho voglia e neanche sbatti di allontanarmi tanto troppo. Sta calando il sole, allora io direi di. Abbiamo fatto una derapata tattica. Io direi di raggiungere questo. Un altro villaggio. Vedete, forse una volta Minecraft era più facile trovare villaggi. Porca miseria, ora non si trovano più completamente. Io direi: no, no, in mare non ne tiro più perle. No, 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 no. Raggiungiamo questo lembo di sabbia. Questo deserto davanti a noi. Saliamo, scendiamo. Spostiamoci un pochetto più avanti e lanciamo un altro occhio. Uno, due e tre. Sempre in quella direzione, ok. No, questa non me la dovevi fare. Altro occhio perso, signori. Altro occhio perso, ma non ci scoraggiamo. Non ci scoraggiamo. Ripartiamo, ripartiamo. Altra isola sabbiosa davanti a noi. Altra isola sabbiosa davanti a noi. Sarà la volta buona? Non lo so, non lo so. Ma arriviamo lì e tiriamo l'ennesimo occhio, signori. Arriviamo lì e tiriamo l'ennesimo occhio. Speriamo che non dobbiamo tornare indietro. Perché tornare indietro significa che il nostro portale è sull'acqua. Il nostro portale, il nostro sì, la nostra fortezza è in mezzo al mare. Quindi auguriamoci che non sia così. 3, 2, 1, al lancio. Qua di là, ok. Quindi dobbiamo andare in quella direzione, ok. Barchetta, 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 barchetta. Barchetta, saliamo sulla nostra barchetta, retromarcia, tu, e andiamo in quella direzione, più o meno. Più o meno in quella direzione. Noi siamo vicini comunque. Proviamo in quell'isolotto, andiamo in quell'isolotto là e cazzo, da qui non si passa? Signori, io devo passare. Fuori uno e fuori due. Proviamo in questo isolotto di qua, vediamo. Là c'è un altro villaggio intanto, tutto questo. Villaggi come se piovesse, signori. Villaggi come se piovesse. Ok, isolotto di sabbia. Io poi direi di fare una breve pausa e dormire qui, signori. Così non rischiamo. Attenzione, 3, 2, 1, lancio. Ancora in quella direzione. Non ti rompere, non ti rompere, non ti rompere. Ok, ancora in quella direzione. Il sole sta tramontando, ma a noi non interessa. Non interessa, signori. Noi continuiamo, continuiamo. La notte è fatta per i veri combattenti, i veri guerrieri, e noi lo siamo, e noi lo siamo. Andiamo, andiamo. Troveremo qualcosa di interessante? Non lo so. C'è il mare più totale. Il mare più totale e stiamo lasciando completamente la terraferma verso il nulla cosmico. Bene, bene. Terra davanti a noi, signori. Terra davanti a noi. Terra che noi dobbiamo conquistare. Oh, il Mesa! Guarda, 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 guarda cosa siamo riusciti a trovare. Tanta roba, signora. Là c'è un creeper, perfetto. I mostri già ci stanno aspettando. Che cosa carina. Che simpatici, perché non ho dormito io? Che simpatici, veramente, veramente. Simpatici, simpaticissimi. Io direi subito un letto. Velocemente, piazzalo lì, dormi, dormi, zio devi dormire, ok. Ah, qui non ci sono protezioni, quindi dovrebbero prendere fuoco tutti istantaneamente, senza se e senza ma. Ok,
Mangiamoci un pesciolino. Bene, recuperiamo il letto. E lanciamo l'occhio, signori. Lanciamo l'occhio. No. Ragazzarola, l'occhio qua anche. Dobbiamo tornare indietro. Questa è gravissima, signori. Questo è decisamente grave. Cioè, significa che il nostro portale è nel mare. Ma ha detto di tornare in quella direzione. Signori, l'abbiamo trovata. Dopo non so quanti occhi del drago persi e continuare un girovagare nell'oceano. Signori, era più facile del previsto, signori. Ora non so se da qua si vede, è praticamente qua, sotto i nostri piedi, sotto il mare, è perfettamente a vista. Perfettamente a vista. Ora non so se riesco a farvela vedere. Così, se riuscissi a guidare sta cazzarola di barca, forse riusciremmo tutti quanti a evitare di vomitare. È qua sotto, signori, è qua sotto, è qua sotto, è qua sotto. Quindi, ora. È che col buio si vede male, col buio si vede male. Ci lanciamo, signori. Ecco, guardatelo, guardatelo, guardatelo. È precisamente qua sotto. È incredibile, incredibile. Guardate dove cazzarola è messa. Non capisco perché non riesco ad andare avanti con una persona normale, però va bene. Io non riesco a nuotare in avanti. Porca miseria. Mangia velocemente. No, 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 no. No, 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 torna su, torna su, torna. Io posso, io sclero, io sclero.